provate veloci. Allora, facciamo in questo modo qua. Potremmo anche fare così. Voi lavorate, scusate, gruppo di Milena. Vostro gruppo può provare, può farla lì la scena o ha bisogno di questo spazio? Noi possiamo farla qui. Ma no, fatela lì, così possiamo girare. Si chiama senso pratico. Senti, allora, ascolta, ti do la cintura. Ti do la cintura. Vuole tirare il cavallo. Ok, scusate. Adesso vi do un comando che do sempre ai bambini, che, di cui ha già parlato Chicco e che mi fa molto piacere vedere che per tutti gli insegnanti d'Italia è fondamentale, che è il freeze. Quando si dice freeze ci si blocca nella posizione in cui si è. Ok? Che è, Elena, tu vista. Che è diverso dallo stop. Se io dico stop mi fermo. Se dico freeze è freeze. Okay, e serve molto spesso nella classe per riportare l'attenzione velocemente, ok? È una roba che i bambini ci mettono un po' a capire, no? Poi ci arrivo. Ok, allora cominciamo dal gruppo di Stefania. No, ma loro magari se così si siedono. Ah, ok. Allora dal gruppo di Mimma. Allora, aspetta che mi metto in un posto in cui riesco a vedervi. E questi momenti in cui si guardano i compagni lavorare è fondamentale. Prego. Salve ragazze, ciao amica carota, ciao amica melanzana. Sapete, io veramente mi sono annoiata di stare qui in questo orto tutto il santo giorno. Ho deciso, guardate, voglio andare in città. Lo sarò... città? Sì. Vero? Ma sei pazza? Ma perché no? Ma come fai ad andarci? Guarda che pericoloso! Appunto, voglio andare a conoscere questa città di cui si parla tanto. Voglio anch'io divertirmi. Indosserò il mio tagliere, la mia borsa. La mia borsa? No, mi serve. Ho bisogno, effettivamente sì, di una macchina per andare in città. Avete proprio ragione, ho bisogno di una macchina. Benissimo. Mi ha chiamato? Certo. Ha bisogno di una macchina? Sicuro, grazie. Ecco! Grazie! Sì, ti porto di aver la patente. Grazie! Quante case! Vero, palazzi! E questa cosa qui cos'è? Passaggio a livello! Magari se vado sotto forse! Se non è aperto è rischio! È vero! Molto pericoloso! E questo lungo! Cosa sarebbe? Un autobus? Ciao ciao ragazzi, ciao! Oh, Valerio, se non accendi la sintesi io non sento, eh! Mamma mia, quante macchine! Oddio! Ci sono entrati! Ma come guida sto cancro? Mamma mia! È veramente un caos! No! Mi siedo nel mio salotto. Oddio. Non immaginavo che era così caotica la città di cui tanto si parla, veramente. Forse. Oh, vengo da un bellissimo. Bellissimo, devo dire. Campo Verde. Dove ci sono tante mie sorelle. Non sapete cosa vi perdete, guardate proprio, è bellissimo. Adesso sì, mi rendo conto che veramente si sta molto bene dove sto io. Tutte le mie amiche poi che ho lasciato lì, che mi dicevano di non andare, la mia amica carota, la mia amica melanzana, non le ho proprio ascoltate, ma avevano ragione, guardi. Sicuramente, guardate proprio. È bellissimo, andiamo pure nell'orto. Ottimo! Attenzione! Veloci! Noi siamo proprio un flashback. Lo so, ma facciamo velocissimo. Ok, vabbè, questa roba la dico dopo. Bravo. Prossimo gruppo, quello di Enza! Enza!
doveva andare dalla montagna, ma già là. Mi è giunto adesso il cielo oggi. Siamo qua, siamo qua. Guarda, ci sono anche i cerbiatti, Ignazio, fermati a guardare, non mangiare.
andando in giro per queste fattorie. Mi sono scordata di mettere la maionese, così mi scotterò anche oggi il viso. Ok, è arrivato. Ottimamente ottimo. Allora, bene, concludo. Non ho detto bene. Concludo, mi dai 5 minuti per concludere. Allora, arrivati a questo punto di un incontro di dramma terapia, che cosa è successo? Sono successe diverse cose. I componenti del gruppo, i bambini, i ragazzi, hanno portato non una performance teatrale, perché a noi di quella non ce ne frega niente. Però è anche vero che avete notato quante soluzioni sceniche, anche geniali, si sono trovate. Per esempio il cielo azzurro che passa. Oppure già soltanto l'idea di fare la galleria o il picco della montagna, piuttosto che avere l'orto colorato messo qua con tutti i pennarelli che uscì, cioè insomma c'erano tante belle idee che poi eventualmente si possono sviluppare per una vera e propria messa in scena con quello che vi hanno portato i bambini. Ed è una cosa semplicissima, non bisogna fare grandissime cose, è logico che se lo vogliamo portare su un palco importante, fare una roba grossa, vabbè, allora però lì un'altra roba, signore, ok? Però la mia domanda è solo questa, perché arrivato a questo punto c'è un momento di condivisione, ok? Che è l'ultima parte, che facciamo in maniera molto veloce. Come vi siete sentiti nel fare queste cose? Uno che risponde. Bene. Io adagio. Sì. Mio agio. A tuo agio, ottimo. Pronti a collaborare? Pronti a collaborare? Molto bene. Facciamo parte di un gruppo. Ok, la mia domanda era proprio quello, l'avete sentito quel gancio lì? Il fatto di essere parte di un gruppo, che ognuno di voi aveva un compito, anche se piccolo, ma ce l'aveva, e nella costruzione ha dato un contributo, sempre. Poi è reale, in un gruppo c'è quello che fa di più, quello che fa di meno, ci sono quelli che definiamo, almeno nell'ambiente, nel nostro ambiente definiamo, in ogni classe c'è sempre, in ogni gruppo c'è sempre, l'iperattivo e il bambino ombra, che sono i due bimbi che stanno agli antipodi del gruppo. L'iperattivo è l'iperattivo, sì. E credo che tutti ne abbiate in mente uno. Chi ne ha in mente uno alzi la mano. Poi dall'altra parte c'è il bambino ombra, che è quel bambino che nessuno, nemmeno l'insegnante, ma non perché siate cattivi, non vedete, o meglio è quel bambino che sembra che non intervenga mai, a volte ti dimentichi persino il nome, a volte fai fare esercizi uno per uno e a lui ti dimentichi di farglielo fare. Succede anche a me, succede a tutti, perché le dinamiche di gruppo funzionano così, ok? Dov'è che sta la bravura di un conduttore e secondo me anche di un insegnante? Individuarli questi due poli e lavorarci sopra. Ho un bimbo ombra nel mio gruppo, bene, allora cerco di valorizzarlo. C'è un gioco molto bello che si fa con i bambini, che è quello del re e degli eserciti. Noi non lo possiamo fare, ma ve lo spiego velocemente. Due eserciti che litigano, si urlano uno contro l'altro, non c'è niente che li possa fermare tranne il re, che sale su una sedia e urla basta! Al basta i bambini si devono fermare. Se tu provi a dare quel ruolo lì al bambino ombra, signori, escono delle cose bellissime. Perché cosa succede? Il bambino ombra all'inizio sicuramente non tirerà fuori la voce e tu glielo fai notare, non ti sento, non ti sento, devi urlare, non ti sento. Boom! Esce fuori, boom, si aprono le dighe e butta fuori una voce infinita. Tant'è che i compagni si zittiscono non perché devono farlo, perché gli viene da zittirsi, perché magari quello non l'hanno mai sentito. Ok, questo era solo per spiegarvi un pochettino.
Va bene, io avrei finito. In realtà un laboratorio di dramaterapia di solito dura un'ora completa, se non anche due, almeno per come lavoro io, soprattutto con, non tanto con i bambini, perché i bambini più di un'ora non te la tengono, con gli adolescenti 2 ore, se non anche 3 a volte, perché con gli adolescenti è come con voi adulti, cioè io sarei stato qua a fare laboratorio con voi ancora per 3 ore, ma perché ci sono anche delle abilità cognitive, delle risorse diverse, ok? E poi anche a livello energetico, i bambini ti ciucciano molta più energia, perché devi avere molta più attenzione e concentrazione. Bene, io non ho, avrei tante altre cose da dirvi, ma mi fermo qua perché altrimenti già ho sforato di 5 minuti e già non mi sento in voi. Parte di quello che ho detto all'inizio.